Una riorganizzazione locale, quella del PD, che vive uno dei periodi peggiori della sua storia, ma che ha voglia ed umiltà a livello locale per ricominciare un dialogo con la popolazione. Per questo, dopo il congresso, il partito presenta le sue deleghe calate nel territorio. Della segreteria del PD faranno parte Stefano Albano, segretario comunale, Mario Schettino, responsabile organizzazione, Andrea Scarchilli, responsabile della comunicazione, con Tommaso Ciancarella, Maurizio Capri, Fabrizio D'Alessandro, Gianni Giansante, Deborah Serpetti, Emanuela Di Giovanbattista, Mimmo Bafile, Carmen Zonfa, Mauro Marchetti, Gianluca Cervale, Vittorio Sconci, Gilda Panella e Vito Albano. Per quanto riguarda l'esecutivo, Emanuela Di Giovanbattista, coordinatrice e responsabile politiche sociali e terzo settore, Quirino Crosta, responsabile pianificazione territoriale, Massimo Cialente, responsabile sanità, Riccardo Perzio, responsabile attività produttive, responsabile turismo e associazionismo, Fabrizio Pandori, responsabile cultura, Fabiana Costanzi, responsabile sport, Cristina Quizzi, responsabile dell'università sarà Alessandro Tomassoni, Gilda Panella, responsabile pari opportunità, Chiara De Paulis, responsabile partecipazione, Massimo Lombardo, responsabile ambiente, Leonardo Del Re, responsabile Europa e bandi europei, Paolo Tella, responsabile innovazione tecnologica e Smart City, Paola Bartolomucci, responsabile della produzione legislativa in Consiglio regionale. Oggi presentiamo la squadra. Le due cose che ci tengo a sottolineare sono intanto il senso di collegialità. Noi qui presentiamo una squadra larga di persone che vogliono mettersi a disposizione del progetto del Partito Democratico, ma soprattutto io quello che rivendico è che abbiamo cercato di unire all'esperienza di chi in questi anni ha già fatto l'amministratore, il dirigente di partito, tanti nuovi volti di ragazzi, di giovani, addirittura di giovanissimi che hanno voluto mettersi in campo in questa avventura, che sono però giovani già formati, non sono giovani inventati. L'aspetto più interessante è caratterizzato dalla serie di incontri che verranno messi in piedi con agenda città, incontri sul territorio e per il territorio con associazioni di categoria, commercianti e residenti e università. I primi due incontri saranno proprio con commercianti e residenti del centro storico e con l'università. Preoccupati dall'immobilismo della giunta Biondi, ha detto il segretario comunale Stefano Albano, su temi importanti come scuole, PRG, progetto case. Agenda Città è un percorso di ascolto e di confronto con la città, continuerà per i prossimi mesi, chiaramente noi adesso iniziamo la prima fase che poi riprenderà a settembre. Perché abbiamo pensato di mettere in campo questa iniziativa? Intanto pensiamo che il Partito Democratico, ma tutta la politica, abbia bisogno di recuperare l'umiltà dell'ascolto. A fianco a questo c'è una preoccupazione forte rispetto al dibattito cittadino, in particolare al dibattito che sta sviluppando l'amministrazione.